Tra i protagonisti più attesi della nazionale italiana in partenza per Parigi c'è lo schiacciatore Daniele Lavia, intervistato da Maurizio Colantoni. La partenza dell'Italia da Fiumicino, nella testa tante aspettative. La nazionale di Ferdinando De Giorgi, reduce dai test match vittoriosi con l'Argentina, non ha mai conquistato ai giochi la medaglia che pesa e brilla di più. Sarà una bella Italia che penserà prima di tutto a se stessa e dopo a chi avrà di fronte. Vorrà, per mentalità, trovare il proprio gioco e i meccanismi perfetti che l'hanno resa la nazionale campione del mondo. Il girone è difficile con Polonia, Egitto e il Brasile, con il quale gli azzurri apriranno l'Olimpiade il 27 luglio alle ore 13. Abbiamo un girone di ferro, lo sappiamo, dobbiamo dare il massimo, siamo pronti, siamo carichi, abbiamo dimostrato di poter giocare bene, quindi ci siamo. Nessun leader, tutti leader ed un capitano, poeta della regia Simone Giannelli, a prendere per mano il gruppo del noi e non dell'io. Da subito si alzerà il livello e l'Italia, la squadra più giovane, media 24 anni, ai giochi non potrà permettersi di sbagliare in quello che sarà un torneo brevissimo che con 6 gare porterà in finale. Sì, per mia fortuna è la seconda, questa volta la sento un po' più mia perché a Tokyo non ho avuto molto modo di aiutare la squadra in campo e ora secondo me siamo pronti e carichi di affrontarla. Quella dell'Italia è una famiglia unita, creativa, sbarazzina, spietata, operaia e soprattutto sorridente. Con un unico pensiero, il vice capitano Simone Anzani, fermato da un intervento cardiologico. Simone Anzani non ci può dare la sua presenza, che all'interno di questo gruppo è molto molto importante. Speriamo di poter portare a casa una medaglia anche per lui. Questa è la bella Italia che rincorre un sogno. Siamo campioni del mondo e così ci presentiamo a Francia 2024, rispettati, rispettosi, azzurri come il cielo, forti come leoni. Il comitato